Questo è un piccolo tutorial dove vedrete come si usa il traduttore di Google. Allora, una volta che avete aperto il vostro browser, trovate questa casellina Google, la cliccate. Qui a destra è possibile selezionare le applicazioni disponibili di Google. Ad esempio, non so, YouTube, Gmail e c'è anche traduttore. Cliccate su traduttore. Vi si apre questa pagina. Allora, vabbè, adesso è impostata dall'inglese all'italiano. Per fare dall'italiano all'inglese è sufficiente, ecco, cliccare qui e la situazione si ribalta dall'italiano all'inglese. Se avete bisogno di un'altra lingua, questo ve lo dico nel caso doveste fare altre traduzioni. Andate qui, ci sono tutte le lingue disponibili. Selezionate quella che vi interessa. Ok. Bene, allora una volta che voi avete il traduttore aperto, andate sulla pagina che vi interessa. Vediamo un po', ad esempio, prendiamo l'articolo di prima. L'articolo di prima che è questo. La pagina. Ok, allora con il tasto sinistro vi posizionate, lo tenete schiacciato e scendete con il mouse. Vedete che diventano blu le scritte? Vi posizionate sulla scritta blu, c'è una parte che viene selezionata in blu, cliccate il tasto destro. Si apre questa casella, selezionate copia. Una volta che voi avete copiato il testo, non fate altro che tornare alla vostra pagina del traduttore. Allora, abbiamo detto dall'italiano, no, dall'inglese all'italiano, ecco, vi posizionate con il cursore, schiacciate ancora il tastino destro, vi si apre questa casella dove c'è scritto incolla. La selezionate e magicamente vi ritrovate di qua le scritte in inglese tradotte in un italiano che direi perfetto perché veramente Google ha questo traduttore che è ottimo. Bene, adesso sapete come fare. Uso la mia pagina di YouTube, il mio canale di YouTube perché da Facebook non riesco a darvi una buona qualità del video. Ciao a tutti, fatemi sapere se avete capito oppure no. Bene, ciao.